Allora, buongiorno, siamo qui in compagnia di Fabio Franzin per un dialogo sulla poesia che verterà anche su altri temi necessariamente, visto che il libro di poesia di cui andremo a parlare è Fabbrica, pubblicato da Atelier nell'aprile del 2009. È un libro di poesia dialettale con una traduzione a fronte, chiaramente, il dialetto trevigiano dell'Opitergino Mottense. E spero che poi Fabio avrà tempo, vorrà recitare qualche passo perché è anche particolarmente importante sentire l'inflessione della lettura dialettale, anche ai fini proprio semantici, secondo me. E il libro. Chiaramente un libro fatto di concetti perché si rigira, rimesta in questo ambiente che è quello della fabbrica, con le sue difficoltà, le sue graduali perdite di dignità, come dice in un passo, e i suoi personaggi più o meno inseriti, no? In questo ambiente che è quello della fabbrica. E quindi, partendo dalla lettura di questo libro, io e Martina, vorremmo proporre a Fabio qualche domanda, qualche riflessione, ecco. Non credo che sarà strettamente un'intervista quanto un dialogo, una chiacchierata. E c'è da dire che non so, forse nel panorama della poesia contemporanea quanto sia stato prodotto in termini di lirica sull'ambiente, della fabbrica. Forse questo è il primo grande libro unicamente inserito in questo contesto e scritto poi da un autore che non è solo un poeta, ma anche un operaio. E quindi a maggior ragione con una titolarità ancora più efficace, scrive, parla e ci racconta di questa realtà. E quindi la prima domanda è proprio questa, una domanda anche scontata rispetto all'oggi, visto che Fabio è operaio e poeta, cosa significa dopo tanta retorica operaia e operaista essere operaio oggi? E essere operaio anche in questo momento difficile, drammatico per alcuni. Ma lo è drammatico anche per me, in realtà, tanto che io non sono più operaio adesso, sono in cassa integrazione da 7 mesi perché la mia azienda è fallita. Ma io, al di là della retorica, dico che ho scritto questo libro innanzitutto per un senso di piccolo senso di giustizia, perché degli operai se ne parlava sempre e solo quando muoiono nei posti di lavoro. E perché anche del Nord-Est si è parlato sempre e solo quando è stato miracolo, quando è stata ricchezza, sempre e solo delle capacità imprenditoriali di creare questo miracolo, no? Però è stato supportato da una classe operaia che ha seguito questo, adattandosi, facendo un sacco di straordinari, di flessibilità sul lavoro. Però lo spunto è stato leggere La condizione operaia di Simone Weil, tradotto non a caso da Fortini in Italia, e rendersi conto che in 70 anni non era cambiato nulla per quanto concerne proprio la condizione operaia. Oggi, secondo me, almeno ne avevamo già parlato in precedenza, non è più il caso di, appunto, nel solco della retorica, di riproporre quella sorta di vittimismo, operaio, per cui, le tegole che cadono in testa alla classe operaia sono tutte causate dal padrone cattivo. Diciamo che molte di queste tegole se le sono anche cercate in qualche modo, no? Sì, difatti io non sono tenero neanche certo con la classe dirigenziale, ma neanche con gli operai. C'è stato troppo individualismo che ha portato innanzitutto a non essere più coesi. E questa disgregazione ha portato a perdere vitalità,
via via tutto un sacco di diritti che erano stati acquisiti. E in più ho notato anche una disponibilità, ma veramente questa sì, triste, di delegare la propria dignità per un pugno di noccioline, insomma. Quindi quando ci raccontano, forse qualcuno di noi l'ha veramente vissuto e capito per la propria esperienza, ma quando ci dicono che la fabbrica è un ambiente difficile anche umanamente, oltre che per le condizioni di lavoro, è vero? Ad esempio, una domanda sullo specifico, è veramente diffusa la delazione reciproca? Sì, questa sì, ma credo che non sia solo la fabbrica, è uno dei tanti consorzi umani in cui tante persone che vivono assieme poi inevitabilmente ci sono voglio dire, degli atti di grande umanità, come ci sono degli atti spregevoli, appunto la delazione o anche semplicemente non aiutarsi l'uno con l'altro, che sarebbe un po' meglio per tutti questi Poi sono individui. dinamiche anche dell'ufficio, della Ah, sì, ma io redazione, credo dinamiche in ogni, appunto, in ogni complesso. ambito dove un mucchio di persone deve portare avanti qualcosa assieme. Ecco, mi interessava chiederti la figura del sindacalista, che nella letteratura, nel giornalismo e in tanto altro, negli anni in Italia è stata sempre quasi mitizzata. Oggi parli con gli operai e scopri che è forse la figura più impopolare, dello stabilimento. Ma io sono stato RSU nell'azienda dove lavoravo, però ho sempre criticato un certo lassismo da parte del sindacato. C'erano delle cose, non basta solo lottare per la busta paga, per avere i 10 euro in più, è più importante lottare per le condizioni di vita dentro gli stabilimenti, ma soprattutto di sicurezza. Queste cose qua sono state un po' abbandonate dal sindacato. È diventata una nave grande che viaggia ad alto livello. Nel tuo libro Fabbrica mi ha colpito molto un passo in cui parli anche delle donne e di come perseguono un sentiero di abbruttimento all'interno della fabbrica. Adesso non lo trovo, ma questa ragazza con i capelli diventati stopposi e le unghie ormai da uomo, ma la donna. Marta, la donna che non ha più nessuna differenza all'interno, cioè la fabbrica appiattisce anche la differenza di genere in quel senso. Ma sì, in questo senso sì. C'era questa Marta, è una figura, una fabbrica vicina dove lavoravo io, ma ancora agli inizi, dove fregavano cornici e uscivano la sera, queste qua tutte bianche di vernice, proprio sembravano spettri, di vernice, di polvere di vernice. Ecco, io non so, secondo me figure sacrificali di questo tempo. E penso che poi hanno una famiglia, hanno dei figli, hanno a casa, si fanno la doccia e devono andare avanti, c'è la roba a stirare, Hanno un doppio lavoro, praticamente. Beh sì, indubbiamente le donne, per quanto l'uomo possa dare una mano, ma la maggior parte del lavoro grava su loro, ne sono veramente da encomiabili su questo. E in questa situazione così complicata, che poi non esente certo da atti di umanità, io ho lavorato in fabbrica non come operaio diretto, ma come azienda di manutenzione all'interno, quindi un po' l'ho conosciuta e la conosco. Come si innesta secondo te? Perché secondo me un discorso da fare in questi termini c'è la questione del razzismo all'interno della fabbrica. Ma è diffuso soprattutto per ignoranza. Io posso dire che ho lavorato con persone da tutto il mondo e Incredibile. io ho sempre portato rispetto a loro e vedo che loro l'hanno sempre portato a me. Io credo che se tu ti poni da subito ostile verso l'altro, inevitabilmente hai di ritorno un'ostilità anche tu, che è,
la moneta con cui si paga ogni Eppure le condizioni intervento. sono esattamente le stesse, insomma, non c'è un appiglio per che possa Ma no, far nascere. col tempo poi, cioè questa ostilità da parte, se uno non è proprio razzista Certo. dentro se stesso, si stemperano e col tempo vanno a scemare, insomma, queste cose. Ci sono, perché io poi ho conosciuto delle persone straordinarie che vengono dall'India o dai Balcani, delle persone veramente straordinarie. Di una bontà, anche pronti loro ad aiutare gli altri quando magari avevano più bisogno di essere aiutati loro. Quindi diciamo che poi qua nel nord-est è una terra abbastanza ostile da questo punto di vista e bisogna lavorare appunto per non scivolare in queste cose che sono sempre brutte.